L'abbiamo voluto festeggiare insieme alla gente, insieme a tutti voi, insieme ai cittadini, perché quello che vogliamo affermare è esserci sempre, che è il nostro hashtag, il nostro motto, cioè quello di innalzare il livello di sicurezza in una città così bella come quella di Arezzo. La Polizia di Stato ha deciso così di celebrare ad Arezzo il 171esimo anniversario della fondazione nel cuore della città, al Teatro Petrarca, alla presenza delle autorità e dei cittadini. È stato dunque tempo di celebrazioni, tornate quest'anno in presenza, ma anche bilanci delle operazioni, soprattutto contro droga, furti e microcriminalità. Nel corso del 2022 sono state 184 le persone arrestate, 911 invece quelle denunciate. Emerge che il trend è sicuramente in netto miglioramento, anche se purtroppo, devo dire, la percezione di insicurezza rimane. E ecco il motivo per cui non dobbiamo fermarci ed andare sempre avanti. L'avete visto anche con i premiati, quanti premi sono stati dati per la cattura di spacciatori o comunque di persone dedite a reati di strada, che sono poi quelli più odiosi per il cittadino e che fanno percepire una situazione di insicurezza che in realtà non c'è. In tema di insicurezza, reati predatori e baby gang sono sicuramente i fattori che preoccupano di più. Sì, sicuramente sono quelli che preoccupano di più, però posso dire che la baby gang è sgominata e al momento non abbiamo degli elementi per poter dire che è radicata nella città, mentre invece siamo più preoccupati per i furti, soprattutto in danno di ditte orafe o di famiglie orafe, ma d'altronde la situazione anche geografica della città di Arezzo consente, trovandosi sulla 1, di organizzare questi colpi naturalmente e di sparire. Occorrerebbero molte più telecamere con letture targhe, ma non voglio entrare nel dettaglio tecnico operativo, ma ci stiamo dando da fare anche per questo, vi assicuro. A chiudere le celebrazioni, gli studenti delle scuole aretine che hanno preso parte ad un progetto con Sebastiano Vitale, in arte Redman, il poliziotto rapper. Città